quest'anno abbiamo un'area dinamica ancora più arricchita dall'off-road. Ci sarà una pista dove potranno provare tutti i partecipanti una sensazione particolare per quanto riguarda lo stare nei sub e nelle fuoristrada, una corsa ad inseguimento di challenge. Poi comunque ci sono le auto d'epoca, ci sono le classiche di tutti i tempi, e ci sarà anche un reparto Ferrari. Nell'aerodinamica ci sarà anche un'attenzione ai disabili, e quindi lì sul posto potranno anche loro provare un'esperienza che probabilmente non hanno mai provato. Dall'11 al 13 maggio alla Mostra d'Oltremare la seconda edizione del salone dedicato ad auto e moto, dagli ultimi modelli a quelli d'epoca, con la sezione Ecotech, la pista off-road, la possibilità di effettuare test drive, le personalizzazioni, le performance di stunt professionisti e la partecipazione delle istituzioni. Il mondo dei motori condensato nei bellissimi spazi della mostra ed ancora una volta il testimonial è l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella. Ringrazierei particolarmente la Mostra d'Oltremare che ci sta supportando veramente bene, mettendoci a disposizione una location stupenda tra l'altro. I motori sono un mondo affascinante, ecco. A Napoli manca questo segmento, è importante chi promuove questa esperienza lo ha fatto in questa città, vuol dire che Napoli insomma si affaccia anche su questo scenario così straordinario, un mondo del tutto affascinante, insomma quello dei motori è un segmento che manca al sud, le regioni del nord hanno tradizioni più importanti, quindi puntare su Napoli, puntare sul mezzogiorno è sicuramente importante. È una straordinaria iniziativa anche per quello che lascia, no? Perché poi tutto quello che viene fatto all'atere di questa importante kermesse, insomma il patrimonio che viene lasciato in senso di educazione stradale, tutto quel lavoro fatto con i vigili urbani, con la polizia stradale, è importante, quindi c'è tutta una costruzione di un percorso a cui noi insomma vogliamo bene e vogliamo riconfermare. Si può pensare anche a un circuito cittadino addirittura come sta succedendo a Roma? Guarda, è uno di quei temi insomma che ogni tanto ritorna, noi non abbiamo mai detto no. È chiaro che però, avendo Napoli, probabilmente lo dico con un po' di orgoglio, il lungomare più bello del mondo, che abbiamo chiuso alle macchine, insomma ai motori, va fatto un ragionamento. Non diciamo no, ma possiamo insomma aprire un meccanismo insomma di farlo con macchine insomma ecologiche, insomma elettriche, possiamo puntare anche su questo settore. Ci sarebbero tanti napoletani a cui piacerebbe questa iniziativa, per cui credo che si può lavorare anche per questo obiettivo.